arrivata la fiaccola pronti all'ex confine storico. Adesso verrà acceso nuovamente l'altra fiaccola per il passaggio di consegne, perché poi ovviamente la destinazione finale, come ben sappiamo, è Trieste. Quindi dopo Monfalcone anche Duino all'ex confine del territorio libero. Siamo con Gianfranco Milani, che ha portato la fiaccola. Beh, innanzitutto complimenti, lei c'era anche 20 anni fa. C'ero anche 20 anni fa, sì. È un'altra cosa, diciamo, la distanza è un po' più corta, logicamente, però l'impegno è sempre quello. Cosa significa per lei questo messaggio che ha portato questo anniversario così importante? È una cosa importantissima, sicuramente per Trieste, per tutti noi, ha un significato soprattutto per le generazioni che vengono, per i nipoti, queste cose qua, deve essere viva questo ricordo, deve restare sempre vivo, il più possibile.